Ciao a tutti, sono Mary. Oggi siamo nel quartiere di Katie e Matteo. C'è il mercato, ci sono tantissime bancarelle con prodotti diversi. Ma cosa comprano davvero gli italiani? Andiamo a scoprirlo. Vieni spesso al mercato? In realtà da un po' sì, cioè è entrato di moda secondo me nell'ultimo anno andare molto ai mercati vintage, cercare cose vintage eccetera, quindi è da un annetto che giro un po' ai mercati. No. No, ci vengo poche volte con mia madre. Il martedì e sabato è sempre sotto casa. Tutti i sabati. Venite spesso al mercato? Sì, una volta alla settimana. Certamente. Vengo tutti i sabati praticamente, in più questo mercato c'è anche il martedì, quindi spesso lo frequento il martedì se riesco, perché il martedì c'è solo la mattina, quindi se sono in smart working, come si dice in inglese, allora ok, vengo qui anche il martedì. Sì, abbastanza, non sempre. Sì, tutti i martedì e tutti i sabati. Sì, al martedì e al sabato. E di solito che cosa compra al mercato? Frutta, verdura, e oggi ho preso le ciabatte ad esempio, il pollo, eccetera. Frutta e verdura, frutta, un po' di cose necessarie per la casa. Normalmente il 90% dei miei acquisti sono concentrati sulla frutta e la verdura. Okay. E poi diciamo altre cose, tipo quello che vedo, ma normalmente dei biscotti, così diciamo altre cose. Vieni spesso al mercato? Sì, spesso. E di solito che cosa compri? Frutta e verdura in generale, sì. Di solito vestiti usati. No, frutta, verdura piante. Sì, no, frutta, compro un po' di tutto. Frutta e dolci. Che tipo di dolci? Io cerco quelli con le creme, ma non li trovo, perché purtroppo non ci sono. Allora mi accontento della cioccolata. Frutta, verdura e queste cose qui. Frutta, verdura, pesce, tutto quello che si può comprare, cioè. Allora prendiamo, siamo in due, perciò un po' di pesche, un po' di mele, un po' di frutta. E insomma, dal momento che sono sempre loro, penso che mi trattino bene, perché se cambio bancarella, poi non sono più una cliente. Giusto. Ma come si compra al mercato in Italia? Cosa si chiede e come si chiede? Per scoprirlo basta essere membri della comunità Easy Italian, dove troverete esercizi per ripassare la puntata e scoprire le frasi che usano gli italiani al mercato per comprare o per vendere. E poi audio lento e veloce per mettere alla prova il vostro ascolto e accesso al Grammar Bank, una grandissima raccolta di regole grammaticali basate su ogni episodio. Per sapere come far parte della comunità Easy Italian, il link è in descrizione o da qualche parte qui. E oggi che cosa avete comprato o che cosa dovete comprare? Beh, per adesso dobbiamo prendere la frutta, verdura, che si fa una volta alla settimana per tutta la settimana, perché lavoriamo e così. E che frutta vuole comprare oggi? Beh, un po' di tutto, un po' di zucchine, carote, mele, pomodori, tutta la roba che si mangia in casa. Frutta e verdura appunto, un po' di mele, pesche e frutta per la casa. Frutta e verdura. Per esempio che cosa? Ha già in mente qualcosa? Vediamo al momento cose cosa di stagione comunque. Sì. Ecco, ma se c'è il fungo. Metto la carne, poi vengo e prendo la frutta, che adesso c'è troppa confusione. Verso le 2:30, le 3 c'è meno gente. Oggi ho comprato una felpa, la faccio vedere. Sì? Di Eminem. Niente, l'ho trovata. Bellissima. Sì, è un po' leggerina per l'inverno, però vabbè, l'ho presa comunque. Oggi compro frutta e verdura, sì, mentre invece Roberto prenderà un po' di carne anche. Un po' di carne bianca, non rossa, bianca. Okay. Ho preso carote, peperoni, insalata, cornetti,
melanzane, minestrone e una pizza rossa con le acciughe. Wow. C'era troppa fila per comprare la cioccolata, allora mi sono accontentata della frutta, banane, uva e pesche. Non è mio il sacchetto, sto mantenendo per i miei. No, però è un pantalone e un detersivo. Okay. Quante banane, quanta uva, quante banane, pesche ha comprato oggi? Frutto dell'amore. Un al giorno fino al prossimo mercato, fino a sabato prossimo. Ciao Katie, cosa ci fai qui? Ciao! Ciao Katie, vieni spesso al mercato? No, perché sono fortunata e ci viene Matteo. Perché lui cucina e quindi compra anche gli ingredienti. Giusto, e di solito che cosa compra al mercato Matteo? Un sacco di formaggi buoni. Anche di capra, che ci piacciono molto, frutta, verdura, un po' di carne, pesce, dipende da cosa mangiamo. Ah, e c'è il pollo arrosto con le patatine da prendere a pranzo, che è buonissimo a questo mercato. Hai ragione, compri anche vestiti al mercato? No, perché non si possono provare, però in passato sì, e devo dire che durano, cioè ho alcuni vestiti che ho preso al mercato anni fa e durano, anche se costano di meno. Ciao Mary, ma anche tu vieni al mercato ogni tanto? Sì, assolutamente, ci vado quasi ogni settimana. E cosa compri di solito? Di solito compro patatine fritte, caramelle, ma non si può dire, e le ciabatte, ecco. Compri anche gli ingredienti per cucinare? No, perché di solito non cucino io, però il mio ragazzo viene al mercato e compra la frutta e la verdura. Noi siamo due donne emancipate, i nostri compagni cucinano. Mi sembra giusto, no? Ciao Matteo, vieni spesso al mercato? Ciao, sì. Non spesso quanto vorrei, ma sì. E di solito che cosa compri? Dipende, però prevalentemente verdura e a volte un po' di frutta. E tanti formaggi. Un sacco di formaggi. Ti piace il formaggio? E qual è la tua bancarella preferita? La mia bancarella preferita è quella dei formaggi, volendo, perché hanno molte cose. E spesso nuovi formaggi o nuovi salumi, quindi sempre interessante, e a volte anche qualche pasta ripiena, tutto molto buono. Ma compri solo cibo o anche qualcos'altro? Penso solo cibo, sì. Sì, abbiamo preso qualche pianta, però ne abbiamo preso un paio di volte, prevalentemente cibo. E adesso che cosa compri? E adesso non lo so, probabilmente del pollo arrosto, perché così andiamo velocemente a mangiare il pollo a casa. Bene, grazie. Qual è la sua bancarella preferita in questo mercato? Ma un po' tutti, dai, sono tutti bravi. Quella della frutta che è lì in fondo, dove c'è, ci sono un sacco di, anche ci sono il mango, ci sono le frutte che vengono anche da altri paesi. In realtà non è questo mercato, ma è un mercato che c'è alla Stecca, okay. Che sono dei piccoli produttori locali che hanno, di solito vado a, poi vabbè, la pizza l'ho presa qua, che c'è un banco di pugliesi che vende pizza, pane e così così. E che cosa cucinate con le cose che comprerete oggi? Avete già in mente qualcosa?
Di solito facciamo o risotto con i funghi o sì, delle verdure, così. È tutto improvvisato all'ultimo, quello che c'è in frigo. Non stiamo sì, tanto non studiamo molto, esatto, per mangiare, no, anche perché no. Abbiamo tutti dei problemi. Una cioè, è vegetariana, io sono celiaca, ognuno mangia quello che vuole per i fatti suoi. E oggi cosa cucina di buono? Oggi niente, ho preso il merluzzo con le patatine già fatte. Perfetto, a posto. Allora. La pizza rossa con le acciughe e un po' di insalata. Passa sugo. Io frutta e verdure basta. Sono solo frutta, anzi, a mezzogiorno mangio frutta. Katie, com'è andata? Bene, ho visto tante cose interessanti, non ho comprato niente perché se ne occupa Matteo. E tu, com'è andata? È andata bene, abbiamo intervistato un po' di persone e ci hanno detto che vengono spesso al mercato, di solito comprano frutta e verdura, pollo, patatine fritte. Come noi. Come noi. E alcuni di loro hanno una bancarella preferita. Adesso tocca a voi. Andate spesso al mercato e che cosa comprate di solito? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ciao!